Scusa, l'avevo preso con i denti, si è arrivato al tiro per il pareggio, però queste partite qua alla fine non puoi sbagliare mai alla fine quando arrivi in queste situazioni. No, già quando abbiamo fatto il break all'inizio del terzo quarto, che siamo arrivati a meno 9, abbiamo sbagliato due o tre cose facili perse per cercare di chiudere più il gap, però voglio dire, non ho da dire niente, cioè voglio dire, mi hanno tirato male da tre, loro non è che l'abbiamo fatto molto, abbiamo partito all'imbalzo e tutto, le statistiche ci penalizzano in tutto, però voglio dire, siamo arrivati a un passo, non basta, e non ci si può permettere di far giocare Venezia come vuol giocare. All'inizio Venezia è stata troppo facile, non dico i 10 minuti, ma i primi 5 minuti avevano più ferocia di noi, noi abbiamo fatto fallo per cercare di interrompere questo loro modo di muovere la palla sotto, in questo è stata, e poi li abbiamo sempre inseguiti, loro stanno bravi perché hanno trovato delle buone soluzioni. Però non posso dire niente da in una situazione. Allora, Travis Diner stava già male l'altra partita, aveva dei problemi al piede, abbiamo provato e zoppicava, e ce l'abbiamo tolto. Perciò è questo. Dedico questa vittoria a Laura, che oggi ha vinto una grande partita, e quindi di questo sono molto più felice. E per quanto riguarda noi, dire che è una vittoria importante mi sembra la palissiano, altrimenti saremmo a commentare che abbiamo finito il campionato, come ha annunciato il nostro speaker. E credo che la partenza abbia indirizzato la partita, nel senso che abbiamo avuto un primo quarto direi di altissimo livello, forse anche i primi due un qualche passaggio a vuoto, poi complice credo un po' la nostra essere avere un po' staccato, e le qualità di Cremona, perché sappiamo benissimo che è una squadra che, con la quale non ti puoi mai rilassare. Abbiamo giocato una partenza e un quarto quarto un po' a strappi, però credo che la partita sia stata comunque abbastanza in controllo, rischiando qualcosa alla fine, è vero, però era importante portarla a casa, ci siamo riusciti. Adesso andiamo a Cremona a giocarci questa gara 5 con certamente Cremona che avrà il vantaggio del fattore campo, però ci andiamo con grande soddisfazione, con anche l'orgoglio di esserci, e comunque, perché non è un privilegio che hanno tutti, e poi vedremo quello che dirà il campo. È una serie molto equilibrata, sono tutte partite molto equilibrate, mi aspetto che anche gara 5 tra 48 ore sia così, è la quinta partita in 8-9 giorni, quindi grandi, grandi invenzioni non ci saranno, conteranno molto le energie mentali, le energie fisiche, però ci si gioca una finale scudetto, quindi anche questa è un'occasione che non capita a tutti e non capita sempre, quindi bisogna essere orgogliosi, andare con gioia, con entusiasmo a giocare la miglior partita possibile. Veramente quattro partite equilibrate, abbiamo cercato di ribaltare il fattore campo e dopo l'hanno fatto loro, quindi siamo punto a capo, e la partita ovviamente è la più importante per andare fino al scudetto. Secondo me dobbiamo portarci indietro. Ad esempio oggi il primo tempo, perché abbiamo messo dell'energia dal primo minuto, solo che dobbiamo cercare di portarla per 40 minuti, perché non basta, e cercare comunque anche di, sapendo che Cremona è una squadra che in casa soprattutto alza il ritmo a percentuali ancora più alte, veramente gioca ancora con più energia, cercare di rimanere lucidi nei momenti più delicati e quindi cercare di fare la nostra partita quando possiamo, diciamo, quando potremo dovremo correre, quando dobbiamo capire il momento semplicemente, però dobbiamo giocare anche il nostro pallacanestro, perché siamo arrivati fin qua grazie a quello.